Salve a tutti lasagnini e lasagnine, buonasera, benvenuti. Oggi per il secondo anno di fila ci troviamo al VDA, ovvero a Valle dell'Angelo, in questo bellissimo festival musicale, il più atteso del Cilento. Come potete vedere alle mie spalle c'è il palco che tra poco sarà vivo di artisti. Chuck prima. Salve lasagnini, siamo qui alla prima serata del VDA e siamo qui con gli One for Peace. Susanna Repucci e la sua band. Buonasera ragazzi. Laura e Marilyn. Giulia in arte ACX. Reg. Emilio Prinzo. Vero Elisa Benetti. Colin e loro sono i miei musicisti. Sitra. Ciao. E Mauro Zotti. Gruppo Piano Terra. Alessio in arte Alec De Caro e loro sono la mia band. Gerardo. Roberto. Di Freis, Bruno Tonti, Matteo Vespo, Di Mureia, Domenico Quaceci, i Wello Music e altri artisti che si sono esibiti al VDA questa sera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Ciao, ciao ragazzi, grazie. Allora, ci vuoi dire un po' quali sono state le tue impressioni, le tue emozioni nel salire sul palco del VDA? Beh, devo dire, è un palco interessantissimo. C'era un pubblico all'inizio un pochino freddo, però devo dire sono molto presenti, molto attivi ed è bellissimo il fatto che sia in un posto del genere, che di solito è quasi, mi hanno detto che è quasi deserto. E invece il fatto che sia così piena di gente, di musica, ho visto pure gli anziani, ho chiacchierato un pochino con la gente in giro, sono tutti contentissimi, quindi devo dire, grande impressione, molto. Ma io sono stanca morta, perché sono giorni carichi, super intensi, però insomma è bellissimo, mi sono caricata tanto quando sono salita sul palco, e poi suonare insieme dà sempre una grande energia, quindi insomma bello, sono molto felice di essere qui. Sì, sì, è stato bellissimo, ci siamo goduti anche, come dire, il territorio bucolico delle montagne, però devo dire che il posto è stupendo, c'è veramente tanta gente e tanti artisti bravi, quindi siamo molto felici di stare qui. Abbastanza bene, no, molto bene, molto bene, ci siamo esibiti per terzi, quindi abbiamo riscaldato un po' la situazione. Dato benissimo, veramente bellissimo. Bellissimo, e tutti quanti, la gente, l'organizzazione, tutto perfetto. Per me, noi ci siamo divertiti sopra e spero anche so si siano divertiti. Tutto bene, no? Molto contenti, molto soddisfatti. Molto agitati soprattutto. Euforici. Siamo contenti! Carichi, siamo molto carichi, molto carichi. Poi organizzata bene, per essere diciamo un paesino e non diciamo una grande città che magari hanno più attrezzature, magari più sostegno anche economico, è stata organizzata molto bene e non è facile, non è scontato come cosa, perciò. È stato un viaggio faticoso arrivare qui, però tutto bene, la serata è andata più o meno bene, qualche problema tecnico con la batteria, però più o meno ce l'abbiamo fatta. Ci spiace per le persone che hanno aspettato fino a quest'ora, però ne siamo grati. Ah, mi sento un po' stanco ma alla grande, perché è una serata fantastica con un botto di gente, bella musica, tante belle cose. No, è stato molto bello perché in realtà noi ne avevamo sentito parlare da alcuni nostri amici a Salerno e non pensavamo però che fosse veramente così bello, che prendesse tante persone da tanti posti diversi del Cilento, riunisse molto in un paesino piccolissimo poi fantastico che non avevamo mai visto, quindi siamo molto contenti di aver avuto questa possibilità. Allora, diciamo che è un evento che ci faceva gola da un po', sì, esageratamente, quindi è stato comunque emozionante, però vissuto esatto, con semplicità, vissuto un po' come se fossimo in sala prove, perché suoniamo tra noi, ci basta questo, ci divertiamo. Allora Domenico, tu vieni direttamente dalla Sicilia, ho sentito, e ti abbiamo sentito appunto suonare il pianoforte, tu sei anche un compositore, giusto? Sì, sì, io sono principalmente pianista, compositore, quindi tutta la musica che suono è mia, cerco di portarla ovunque. Mi ha fatto piacere venire qua in realtà perché mi hanno invitato e avrei voluto, almeno come ho detto ben prima, dare di più, però diciamo che la mia performance almeno onestamente mi è piaciuta, mi è piaciuto anche gli altri in realtà oltre che me, molto bravi, solo che generi differenti e quindi poi ti ritrovi comunque, sai, non è la stessa lungimiranza, no? Musicale, però figo, figo. È andata molto bene, ci siamo divertiti e l'iniziativa ci piace tantissimo, quella di Francesco, perché va a rivalorizzare un paese quasi morto
e lo fa con buona musica e anche con un bellissimo evento. Molto bene, molto bene, sono veramente soddisfatto. Abbiamo avuto qualche incertezza, ma ci sta l'emozione, va bene, siamo contenti. Penso che dopo questa opportunità che ci è stata data comprerò una casa alla Valle dell'Angelo e verremo a fare il prossimo disco tutti insieme qui per la registrazione. Era quello che ci voleva, perché insomma creare questi eventi poi al sud, voglio dire, insomma sono pochi e ci emoziona partecipare anche ad accrescere insomma il territorio. Molto bene, questo è un evento che ogni anno si conferma una grandissima realtà per artisti emergenti e non, lo dicevamo sul palco, il livello è alto, i gruppi che si esibiscono e gli artisti in generale sono tutti fortissimi. Far parte di questo roster ci ha fatto molto molto piacere. Allora, diciamo, non è andato super bene perché comunque ci sono stati dei problemini tecnici, però è andata comunque avanti, io mi sono divertita, credo anche la folla si è divertita. C'è stato anche un bello spettacolo fatto da Nico Marinelli, è stata in sé una bella esperienza, soprattutto una nuova esperienza che non avevo mai fatto, anche il fatto di essere dipinta e insomma di collaborare con un artista che fa tutt'altro, proprio che non c'entra nulla con il mio genere anche, quindi però insomma è andato bene. Bene, un sacco figo l'ambiente, il VDA davvero ci ha stupiti, c'è un paesino piccolino che riesce a raccogliere tutte queste persone, è davvero davvero bello. Poi le persone hanno pogato, sono divertite, sì, hanno risposto bene, quando si fanno male sotto il palco a noi ci fa sempre un po' piacere. Infatti ho visto anche una ragazzo che è caduto, mi sa, quindi quello è ancora più bello. Vuol dire che si stava divertendo troppo. Al VDA ci siamo divertiti tantissimo, c'è anche la seconda volta che ci partecipiamo e l'emozione è sempre la stessa, ci divertiamo come ogni anno. È stata una bellissima giornata, tra cui il ragazzo che ha suonato il sassofono, davvero bravo, tutti quelli che si sono esibiti prima, organizzazione anche fantastica e davvero una bella serata. E cosa hai voluto trasmettere questa sera agli ascoltatori qui presenti al VDA? È un messaggio che diciamo è collegato a un brano che ho eseguito. Si tratta sostanzialmente di un messaggio di speranza per tutti coloro che fanno l'arte, non solo la musica, ovvero cercare di non reprimere mai quella forza, quell'energia che ci permette anche dopo una giornata di lavoro, perché molti non sono dei musicisti a tempo pieno, di continuare ad andare avanti con questa passione sperando che diventi anche un lavoro. Noi abbiamo un messaggio che vogliamo trasmettere a tutti ed è quello dell'unità, della fratellanza e soprattutto della pace, che in questo periodo veramente sembra paradossale, ma ancora c'è poca pace e poca umanità tra le persone. One love and unity, one for peace presente. Questo è quello che noi vogliamo trasmettere a tutti. Ma alla fine un po' di umiltà, un po' di divertimento e che posso dire, rap genuino, dai, questo è il nostro obiettivo. Beh, noi scriviamo dei testi poi interpretabile per chi ci ascolta. Vorremmo lanciare un messaggio, spero che quello che abbiano capito le persone è quello che vorrei tramandare magari io nei testi insieme al bro Lave. Spero sia quello, poi la musica è interpretabile, quindi non ne ho idea. Guarda, per me la cosa importante è proprio la condivisione che c'è alla base. Io racconto delle storie di vita, quindi storie di persone che hanno vissuto e hanno sopportato dei dolori, però si sono rialzate, cerco di dare una speranza, cerco di accendere una luce e lasciarla accesa e soprattutto far sapere che non siamo soli a provare delle cose, che non siamo poi così diversi. Ma spero semplicemente di aver lasciato un po' di belle vibrazioni, di divertimento, di voglia di condividere musica, cultura, intrattenimento, stare insieme. Sicuramente gioia, felicità e curiosità, perché questa sera, cioè in questo momento, quant'è? 10 minuti fa, 23 minuti fa è uscito il nostro primo disco che abbiamo suonato stasera. Come si chiama? Meglio tardi che. Si chiama così perché non pubblicavo niente da 8 anni e quindi meglio tardi che. Il dopo lo facciamo intendere. E abbiamo dato in anteprima questo progetto, questo figlio, l'abbiamo esposto qui e quindi
e quindi tanti auguri a noi. Ditevelo voi. E allora, cosa ho voluto trasmettere? Forse, non forse, sicuramente l'amore che provo nei confronti della nostra terra, la chiamo nostra perché appunto siamo un po' cugini noi lucani e cilentani. Questo, e spero di averlo fatto, non lo so, poi me lo dovete dire voi cosa ho trasmesso da me. Voglio comunicare il mio interiore, anche parlo molto anche della morte, della solitudine, anche del mondo di oggi che insomma è quello che è. E questo, insomma, mi piace tanto dare quello che ho dentro ed esprimere quello che sento. E infatti anche il processo creativo si basa proprio sul creare in base a quello che mi viene sul momento, senza dovermi mettere a studiare accordi, note, semplicemente quello che sento, quello faccio. E com'è stato arrivare qui al Valle dell'Angelo? Come sta? Lui ha guidato. È stato un po' duro perché ci siamo fatti 3 ore di macchina, però comunque arrivati qua ci hanno accolto benissimo, quindi... Ci siamo fatti anche 3 ore di sonno, quindi perfetto. Però ne passa la pena. Sì, sì. Ma poi qua il panorama è stupendo, quindi... Bellissimo, anche arrivare tra le curve sono divertenti, se ti piace la Formula 1... Se non guidi sono divertenti! No, anche se guidi, perché no. È bello che... Soprattutto se guidi sono divertenti. Ma io non sono di questo parere, però... In realtà è stato complicatissimo arrivarci, abbiamo sbagliato un sacco di volte. Noi non spoileriamo come ci siamo arrivati, noi vogliamo spoilerare. Infatti è stato proprio un signore angelo, veramente. Cioè, ho detto ragazzi, non dovete venire di qua, dovete andare dall'altra parte. Per arrivare la strada non è delle migliori, però per la musica, per la passione, questo ed altro. Io personale farei anche 300 km, andata e ritorno. Bene, devo dire è una bella realtà, il viaggio è stato bellissimo in mezzo al verde ovviamente, e poi vieni comunque a conoscere altre persone, anche altre realtà musicali, ad esempio la realtà campana è molto ricca a livello musicale, avete grandi artisti, quindi è un grande onore. Non è difficile da raggiungere, si arriva facilmente, però ci vuole coraggio e noi ce l'abbiamo fatta, il pubblico ce l'ha fatto. Vi ci tengo a presentare Luigi, il batterista. Piacere. Perché veramente la musica ci dà questa cosa di unirci, ci unisce da dove veniamo e veniamo, è l'unità e ci dà questa forza di cantare e di suonare per la gente, noi che ci divertiamo e quel che vogliamo trasmettere. E per quale motivo vi trovate qui oggi proprio a Valle dell'Angelo? L'anno scorso ha partecipato una mia amica che siamo nella stessa etichetta, Etta, non so se la conoscete, e quindi mi hanno consigliato di partecipare a questo festival che è molto molto bello, devo dire la verità. Ringrazio Francesco per l'opportunità, fantastico, e bello, bellissimo. Certo, io ho partecipato praticamente a tutte le edizioni, purtroppo ho mancato quella del 2019 per motivi lavorativi, ma sono sempre stato in prima linea anche dando una mano a Jonathan per pianificare, insomma. Cioè, io sono venuto a conoscenza del VDA tramite amici che comunque sono cilentani e conoscevano il festival, quindi me l'hanno proposto e ho detto vabbè, figo, lo faccio, quindi top. Vengo dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza, Tito, infatti canto in dialetto titese e mi ha invitata Francesco in quanto in rappresentanza lucana. Sì, e mi diceva noi cilentani siamo, a volte ci sentiamo più lucani che campani, quindi vogliamo una rappresentanza lucana e mi ha invitato. Io sono stato qui l'anno scorso in qualità di spettatore e devo dire è stato veramente un onore essere qui quest'anno sul palco e quindi sono molto contento. Volete salutare qualcuno a casa che vi ascolta? Ma salutiamo sicuramente a tutti i nostri parenti, a tutti i nostri amici che ci vogliono bene e che ci seguono, anche se in questo momento non stanno qua con noi perché la distanza è molta. A tutti comunque... quanti! Allora, in particolare ringrazio mio fidanzato che mi ha accompagnato e si è fatto 3 ore di macchina per portarmi qui. E insomma ringrazio anche gli organizzatori che mi hanno ospitato qui, insomma le persone che sono venute ad ascoltare quello che ho fatto e me stessa, perché non lo so, sono venuta e me la sono fatta questa esperienza. Forse no, mia sorella che sta a Milano e mi manca.
tutti quelli che erano sotto al palco. Sì, di base. È una menzione. Il gruppo che sta suonando adesso. Il gruppo che sta suonando adesso, che ci ha lasciato. Non sarebbe stato possibile assolutamente niente. Abbiamo condiviso, quindi, letteralmente il palco, gli strumenti. Esatto. Questa sera e siamo un gruppo. Soprattutto, come dicevamo in uno dei nostri pezzi, permettetelo, facciamo un saluto a nostro caro amico argentino che è Ramiro Leiva, un musicista come noi, alternative rock, che continua a battersi per i propri ideali. Noi l'abbiamo conosciuto quest'estate ed è bello sapere che ci sono persone che continuano a vivere questa intensità di spirito e di musica alla fine. Ci vediamo a giugno con l'EP e il primo giugno al Meeting del Mare a Marina di Camerota. Allora, la musica è vita, quindi se alla fine credete in questo obiettivo, io sono 10 anni che rappo e provateci, poi il resto viene, come adesso, no? Alla fine non te l'aspetti mai la situazione, però è sempre bello alla fine, è sempre bello, la musica è vita. La mia ragazza Paola, ti amo. Sagnini, siamo qui con Maria, Alessandra, e dove siete? Valle dell'Angelo. Valle dell'Angelo. Come sta andando questa serata? Bene, bene, e ci aspettiamo grandi cose da Jonathan, siamo contente dell'organizzazione e niente, speriamo di ubriacarci e di divertirci. Qua Valle dell'Angelo aspettate tanto questo evento. Assolutamente, tutti i ragazzi aiutano Jonathan per il PPA. Grazie. Come sta andando? Benissimo. Ti stai divertendo? Tantissimo. Ciao. Radio Lasagne Verdi. Sì. Bellissimo nome Radio Lasagne Verdi. Chi è Team Lasagna Rossa? Chi è Team Lasagna Verde? Vabbè ragazzi. Cosa? Questo qua c'è scritto il nostro nome, noi ci chiamiamo Radio Lasagne Verdi. Ne mangi le lasagne tu, la pasta? No, non ti piace? No, ma non te la diamo, non te la diamo. Ciao a tutti i lasagnini, siamo qui con... come ti chiami? Azzurra. Quanti anni hai, Azzurra? 4. E sei di Valle dell'Angelo? Sei di qua? Sì. Sì. Ti stai divertendo questa sera? Quale musica ti piace di più? La canzone di Jonathan. Non sono le vecchie. Come tutto è semplice. In questa nuova pandemia, la regina sono io.